Mi dispiace. Perché non entri? Sono affrittata sul fuoco. Silenzio. Benito Mussolini, fondatore dell'impero, rivolge il saluto dell'Italia fascista al capo del Terzo Reich. Italia fascista non conosce che una sola legge etica nell'amicizia. A questa legge ha obbedisce e obbedirà la collaborazione tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Con una mi sono anche fidanzato. Una della radio. Perché si risapesse. La portavo a cena, al cinema. Insomma, in tutti quei posti dove ero sicuro che ci avrebbero visto assieme. Fingevo pazzo di lei e lei di me. Era una buona amica che voleva aiutarmi. Ma forse recitavo male la mia parte. Poi un giorno mi hanno chiamato in direzione e mi hanno detto che non facevo più parte della famiglia Eyal. Non è la tessera del partito, mi hanno detto. No, ce l'ho. Ma dice, ce l'avevi. Te l'abbiamo ritirata perché quelli come te non possono far parte del nostro partito, che è un partito di uomini. Allora, io tentai di barare esibendo un certificato medico che dichiarava che non ero omosessuale. Sì, insomma che ero un individuo normale. Ci hanno creduto. Ma che? Oh, peggio. Ma certo è un errore. Se uno non lo è, non va in giro con il certificato, no? E questa è la cosa più grave, che cerchi di sembrare diverso da quello che sei. Ti obbligano a vergognarti di te stesso, a nasconderti. A me però l'hai detto. Sì, con te ho trovato il coraggio. Perché non sei come gli altri. Non è vero. T'ho pigliato pure a schiaffi. Già, però stai qui con me. Come fai a tirare avanti? Mi occupo di corrispondenza pubblicitaria per conto di un grande emporio. Scrivo gli indirizzi dei clienti sulle buste. È un lavoro che mi ha lasciato un mio amico. Partito più di un anno fa. Confinato in Sardegna, a Carboni. Era un... subversivo.
sovversivo come me. Andai a salutarlo quando lo imbarcarono a Civitavecchia ed è stata l'ultima volta che l'ho visto, mentre saliva sul battello. Tieni una bella calligrafia. Me ne spedisci una pure a me. Ora Adolfo Hitler, capo del Terzo Reich. Pure io tante volte mi sento umiliata. Considerata meno di zero. Mio marito con me non parla, ordina, di giorno e di notte. E da quando eravamo fidanzati che non ci facciamo più una risata insieme. Lui ride fuori casa, con le altre. Ma come, non ti è fedele? Mi sembravi una moglie felice, sicura. Fedele. Alla patria. Sai quei posti dove vanno gli uomini a pagamento? Lui è conosciuto più lì che nel suo ufficio. Ma finché erano quelle lì, invece il mese scorso ho trovato una lettera di una certa Laura che fa la maestra elementare in via Ruggero Bonchi. Mettersi con un'istruita. È come se mio marito è come dire a una moglie che è una mezza calzetta, un ignorante. Vero, è vero, io a scuola ci sono andata poco o niente. È una lettera come quella. Anche quando gli volevo bene. Non gliel'ho mai scritta. Ma perché non la so scrivere? Ignorante, non puoi fare qualunque cosa perché non c'è rispetto. Mi piace perché. Mi piace. Così come sei. Quelle cose che mi hai detto. Non me ne importa. Sei gentile. Luce, luce. O so wie sie und ihr Volk die Entscheidung des Reichs haben. Deutschland ist Freundschaft gehalten. Io penso a me. Mi piace quando